pazienza perché dura quasi un giorno, non mi ricordo quante ore sono, ma dura appunto il tempo di un laboratorio, che addirittura nacque deve essere in due giorni, in quattro casi. Quindi io non avrei intenzione di riprendere tutte le tematiche che abbiamo sviluppato, che oltretutto poi si evolveva chiaramente a seconda degli incontri, si chiama laboratorio non formalmente, ma di fatto è un laboratorio in progress. E quindi io vedevo molto più favorevolmente il fatto di iniziare piuttosto da voi, cioè dai punti di partenza o dai famosi punti interrogativi maggiori che ci sono, quelli che a volte poi rimandiamo e teniamo da parte, tenendo conto che l'obiettivo ovviamente è parlare di comunicazione in senso alto. Io per comunicazione uso la parola in termini letterali, ho imparato che comunicare significa mettere in comune e quindi uso questa parola in termini non di marketing ma appunto in senso letterale. E se ci sarà tempo parleremo di quelle che possiamo definire strategie di lavoro sul territorio, quindi quella che deve essere l'operatività. Quindi se voi date l'abbrivio proprio sulla base dei dubbi maggiori, io credo da qualunque punto poi riusciamo a ricondurlo a queste due tematiche di fondo e quindi poi a riprendere il filo. Quindi partendo dal particolare, se vogliamo, poi riusciamo a renderizzarlo più generale. Cioè, è quello, come dire, mi era poco chiaro, poi mi è stata una risposta, come dire, anche uguale, come mi era poco chiaro come, diciamo, come si entrasse in arcipelago Shek, da parte non tanto degli accettatori ma dei fruitori. E quindi questa distribuzione, non lo so, mi era sembrato il punto debole la distribuzione del concetto di check gratuitamente, poi l'idea magari di rifare una seconda distribuzione se finiscono, perché in qualche modo non è chiaro sulla base di cosa viene fatto questa, cioè magari uno la potrebbe intendere come una specie di reddito di cittadinanza, però non è formalizzato in questo senso. E questo secondo me magari nelle persone può generare, dato che siamo in una società dove si è portati a pensare che tutto quello che abbiamo dobbiamo sudarcelo, dobbiamo guadagnarcelo. Cioè, viene dal nostro, dal nostro background culturale religioso, no? Religioso. Del cacciare del paradiso terrestre dobbiamo faticare col sudore della nostra fronte per trovarcelo. E quindi è qualcosa che cozza con il sentire normale comune. E questo non è stato, lo trovo che un punto che rimane così, tant'è che il fatto che sia un reddito di cittadinanza è una, me lo sono posto io, dico, forse è questo, non credo, però non è formalizzato. E poi la risposta che mi è stata data, perché la trovo anche convincente, è che questo qui è un processo in divenire che si inizia a camminare e poi le soluzioni verranno trovate, sta camminando. Quindi questo è pure quello che dicono quelli che sono del nucleare, no? Vabbè, non c'è un nucleare. E poi vediamo che succede, se moriamo tutti, sai com'è. Però in questo campo lo trovo più ragionevole, perché contrariamente al nucleare, che secondo me c'ha dei stringenti limiti fisici, qui è il limite della nostra testa, quindi è vero che un percorso può cambiare semplicemente il nostro modo di pensare, che poi c'è un problema, quindi quello che è un problema non è più dal momento che non pensiamo più che sia. È la sua stessa domanda, però me lo sono posto per questa cosa, nel senso, mi è sembrato come se è un problema di stamparli, ma non credo che sia questo, ma perché secondo me noi dovremmo affogare il mercato di questa roba, cioè, se dovremmo riempire le tasche di tutti gli italiani di questa roba. Se troviamo un bene, come dice, un benefattore, e ci dice che do 500 milioni stampati questa roba, li diamo a tutti, e che cazzo devono fare? Per forza quelli li devono adoperare poi, in qualche modo se trovano, no? Allora, creiamo inflazione? Non credo. E creiamo panico? Forse.
e creiamo, non lo so, un problema di distribuzione di questa cosa, perché devono essere per forza registrati con le mail, se no non potevamo averli e devono andare. Ecco, questa cosa è un po', mi sembra un po', come si dice, nebulosa, nel senso da capire, perché io saranno qualche mese che ci sto a ragionare sopra, e ho detto, è lacunosa questa cosa, nel senso non riesco a vederla, nel senso se è un problema economico, se è un problema se è un problema, non so, etico, no, perché no, dobbiamo avere una forma dove no, nel senso quasi, no, nel senso io, per esempio, dentro il mio pensato, uno di destra, dove ho pensato, nel senso di fare una provocazione, nel senso, andare in un mercato, perché lì ci stanno magari 100 banchi, vado da due soli, gli dico voi accettate i cheque così così così, poi mi metto con l'entrata e li distribuisco gratuitamente, allora comprate quello che li prende. No, è una provocazione, no. Però è giusto, sbagliato, non va bene, bisogna ragionarci. A fine giornata quello di meno. Ma se a lui però gli arrivano 200 clienti nuovi e sarà contento, però poi non sa che cazzo faccio con i coglioni, però inizialmente dice mazza, ho avuto 200 clienti prima. In più, no. Allora non lo so, ecco, questo è un dubbio che ho, e poi l'ho detto prima, insomma, nell'organizzazione bisogna spiegare bene, perché i commercianti gli crei un problema, perché dentro la cassa si trovano altri soldi che non sanno come giustificarli, chiamiamolo così, no? Se va a finanza, uno mi ha detto, ma se viene a finanza, mi trovo chi sa. Questo è un altro momento. Infatti, io ho dovuto spiegare, no, perché quello è uno sconto, insomma, no, è previsto dalla legge, guarda qua, la legge dice questo, fino al 30% lo fa lo sconto, insomma, però gli complichi come se gli complichi la vita. Deve contare questi soldi, non li deve contare, li deve mettere da parte. No, un pensiero a proposito di quello che ho appena detto, lo faccio molto breve, semplicemente. Qualcuno diceva prima che lo check è uno strumento, però come tale è un pezzo di carta, rimane un pezzo di carta. Se bastasse disseminare il mondo dei pezzi di carta per cambiare le cose, avremmo finito, abbiamo fatto la rivoluzione. Magari. Però ha cominciato a fare questo effetto. La gente gira. Ma se continua a girare sulla stessa ruota. Poi si compra una cosa. Con lo stesso sistema. Come niente. Solo quello, perché come tu dicevi, va anche spiegato un po' il valore, cioè è un veicolo, diventa anche un veicolo del pensiero, idee, cose che misurano il valore. Che andrebbero ripensate, insomma, un modello di vita che va ripensato, ci sono varie scuole di pensiero, varie cose che su molte cose si incontrano, la decrescita, cresce un po' di meno, cresce a zero, insomma sono diverse sfumature, che poi ecco la parte peggiore potrebbe essere la green economy, no? La bolla verde che sta arrivando con ettari e ettari di olio di colza e pannelli solari. Ma la decrescita è frutto dell'economia, del denaro limitato, della realtà del denaro, la decrescita, perché devo decrescere? Bisogna anche pensare che le risorse energetiche della Terra non sono infinite, uno deve anche ragionare sul fatto che a un certo punto è una storia che hanno inventato loro. La scarsità delle risorse energetiche è stata inventata, sarà pianta da gente che studia questo, per fare creare la ricerca delle risorse energetiche, perché le macchine che consumano adesso, il sistema di macchina ha ridotto di molto i consumi di energia, che adesso quello che facevi un secolo fa ci serve una stupidaggine di energia per fare la stessa cosa, non c'era tutto questo, quindi non è perché di riferimento ai consumi, perché cioè, l'abbiamo fatto? Perché abbiamo studiato delle macchine che consumino di meno? Perché la tecnologia ha portato dei miglioramenti che ha ridotto i consumi di energia per tante cose. I benefici della tecnologia è proprio questo. Quindi la realtà della risorsa energetica è tutta da verificare. Tutta da verificare. Comunque, questo non pare che sia. Le domande sono perfette perché toccano tutte le tematiche, sia il tema della comunicazione, della strategia di penetrazione, ma anche dell'obiettivo che ci per lo scelto. L'obiettivo della CyberProject è un obiettivo di tipo sociale, cioè è una rivoluzione a 360 gradi, quindi tocca l'economico, come una delle sfere
della vita umana. Questo implica un'altra questione, cioè che lo strumento Shek ha senso spargerlo nella misura in cui si riesce a trasmettere, come dicono i laboratori, da bocca a orecchio, quindi con un rapporto diretto, non un rapporto mediato, il significato del non valore dello Shek, quindi del non valore della moneta. Partendo dalle osservazioni che facevi te, è assolutamente giusto che stiamo muovendoci ancora in momenti. Da un lato, dato dalla necessità proprio di non voler creare rigidità in un sistema che poi possa impedirci sviluppi ulteriori. C'è un lato sicuramente negativo che è dovuto al fatto che abbiamo poche esperienze sui territori, cioè poche esperienze di circuiti maturi. E questo molto spesso ci fa ritardare nella definizione di certi rapporti, in particolare della distribuzione e della circolazione dello Shek. Quindi mi spiego meglio. È vero che è in fieri, quindi la risposta che ti è stata data, corrisponde al reale. È vero che contiene in sé il germe del reddito di cittadinanza, il germe, perché non è un reddito di cittadinanza, ne contiene il germe, che è un germe che va lasciato maturare in tempi lunghi. Quindi lo stesso, se oggi si parlasse di reddito di cittadinanza, si aiuterebbe lo shopping compulsivo. No? Così come siamo noi oggi orientati, quello che farebbe è semplicemente renderci tutti quanti ancora più dipendenti dal consumo fino a se stesso. Quindi ne contiene il germe, ma non vi è dubbio che quello che va iniziato in maniera radicale da adesso è quel rapporto bocca a orecchio che deve spostare il principio del valore dallo strumento carta alla capacità che ognuno di noi ha di fare qualcosa che serve all'altro. Perché il danno più grande che ha fatto la moneta a debito, la moneta quindi che ha generato il principio della scarsità e quindi il principio della concorrenzialità dell'uno con l'altro, il danno maggiore l'ha dato proprio nello spostamento del centro del principio del valore. Oggi ciò che è valore non è più quello che noi sappiamo fare. Basti vedere i livelli di prezzi che noi possiamo ottenere su prodotti che sembrano anche molto complessi. Quindi il lavoro umano ormai è stato ridotto a una miseria. Se poi andiamo a toccare questa problematica dal punto di vista delle generazioni più giovani, che osservano attraverso i media tutti i giorni che fare un'apparizione televisiva per fare il cretino, proprio per fare il cretino, per passare dal cretino, mi rende più di quanto rende il lavoro di un anno di mio padre, pensiamoci, questo incide profondamente nel senso del valore che può avere il lavoro, qualunque esso sia, quindi il fare. Allora, i tempi necessariamente lunghi progetto del genere attengono proprio a questo, cioè la necessità di trasmettere che il non valore dello Shek è il punto focale, ma nel senso proprio di restituzione della responsabilità a noi, perché la conseguenza di tutto questo meccanismo è che noi ci siamo deresponsabilizzati, sia individualmente che socialmente, perché il denaro ci ha tolto anche il senso della responsabilità nei confronti dell'altro, quindi della capacità, della opportunità di fare cose che agli altri sono molte. Nel laboratorio faccio notare spesso la discrasia che viene accentuata tra lavoro e volontariato, che è diventata un po' la valvola, lo sfogo della coscienza di molte persone che hanno semmai nel lavoro un comportamento completamente opposto a quello che poi hanno nel momento in cui si volgono a fare volontariato. Una sorta veramente di, in certi casi, di dottor Jekyll e Mr. Hyde, no? Sul lavoro un cinismo che il sistema stesso ti porta a trovare normale, e poi nel momento in cui nel tempo libero ti rivolge al volontariato invece hai un comportamento che è esattamente umano. Questo è voluto da questo sistema, c'è la volontà di creare queste discrasie, queste separazioni in noi, che è anche un modo per separare i piani della nostra coscienza, parlo di coscienza interiore. Quindi separare pensiero da volontà dal sentire. Questo è il principio vero della lotta, cioè ricostituirci come individui
che hanno sì tante sfaccettature, ma sono coerenti, non sono di scratch. Allora, il primo piano è il fatto che la distribuzione mera di Sheck a gogo genererebbe in realtà il principio opposto, darebbe ancora più valore a un non valore. La necessaria lentezza è dovuta al fatto, lentezza che può subire un'accelerazione, io spero che l'esperienza del quarto municipio ne sia, ne diventi un modello o un progetto di lotta, no? Che c'è di novità nel progetto del quarto municipio? No, semplicemente che per la prima volta può essere messo in campo un progetto organico che quindi non attiene semplicemente al commercio, attiene a tutti gli ambiti di vita di un quartiere, tutti, perché c'è l'entità, in questo caso il municipio, che ha sottoscritto un patto con la città dello Sheck, quindi riconoscendo un punto importante che poi discuteremo più là. Io ricordo spesso che per la prima volta un'associazione di cittadini è al coltello dalla parte del nano, è la prima volta che succede, perché il confermare o meno una convenzione con un ente pubblico dipende solo da me, non dall'ente pubblico, nella misura in cui l'ente pubblico non rispetta più i principi fondanti di Arcipelago, noi gli togliamo lo scelto, abbiamo questo potere. E poi ne potremo vedere le conseguenze anche su. E non è il timbro, è quando non rispetti i mandati. Certo. Quindi, diciamo, quello che ha il quarto municipio è la possibilità di poter attuare progetti circolari e aspirati, o se vuoi, secondo il principio dei cerchi olimpici, per tanti ambiti che si intersecano per generare quella circolarità che è l'unico che renderà lo Sheck veramente funzionale e quindi che permetterà anche quella serie di riflessioni. Te ne faccio un esempio. Io da almeno un anno, quando parlo con i commercianti, dico l'opposto. Lo Sheck non solo non è uno sconto, lo Sheck è lo strumento grazie a cui smetteremo di fare sconti. Perché lo sconto è un'invenzione, in tempi moderni, della grande distribuzione organizzata per togliere mercato ai piccoli commercianti e piccoli artigiani che per pigrizia anche mentale hanno preteso seguirli sullo stesso terreno, ovviamente anche per un principio di scala la cosa non è possibile, possibile. Ma a proposito di responsabilizzare, ci ha diseducato nel rapporto del giusto conferimento di prezzo al lavoro altrui. Noi oggi andiamo alla Coop, dico la Coop perché il mio territorio è un monopolio Coop ed è triste. Triste perché ricordarvi che le Coop derivano dalle società di mutuo soccorso e avevano compito preciso il valorizzare i prodotti locali e il rendere la spesa possibile a tutte le famiglie. Quindi anche dal punto di vista economico dare potere d'acquisto a tutte le famiglie. Questi erano i compiti originari delle cooperative che nacquero dalle società di mutuo soccorso. Oggi sapete che la Coop, il 50% del suo fatturato lo fa in finanza, non lo fa più solo, pure francese. Non lo fa più. Ad ogni modo, dicevo, noi oggi andiamo alla Coop e ci troviamo un chilo d'arancia a meno di un euro, ma nessuno di noi si mette a riflettere ma quanto cacchio è stato pagato al produttore, il suo lavoro, il coltivare, il seguire l'albero, il raccogliere, il distribuire, quanto gli è stato riconosciuto come dignità. Prima ancora che come in questo caso il corrispettivo economico non è altro che il simbolo sintesi del riconoscimento di dignità del proprio lavoro. Allora, il punto di partenza deve essere questo, riappropriarsi anche del fatto che io non devo andare a chiedere uno sconto a un produttore, a un commerciante, a un artigiano, ma che devo cominciare a usare uno strumento che non ha costi, che è quello che dovrebbe essere tutta la moneta, un mero mezzo di scambio, uno strumento numerico che giustamente è stato paragonato al metro o al pezzo, no? Io spesso quando parlo anche davanti a economisti per provocarli, a proposito di provocazioni, dico scusa, ma se tu andassi dal fruttivendolo e gli chiedessi un chilo di mele e sentissi rispondere sono 2 euro per le mele più 2 centesimi per il valore della pesa, come reagiresti?
o se andassimo da un sarto e chiedendogli un metro di stoffa ci sentissimo rispondere sono 30 euro più 3 centesimi del valore del metro. Come reagiremmo a una cosa di questo? Eppure invece è stato talmente fatto passare nella nostra mente che troviamo naturale pagare il mezzo attraverso cui ci scambiamo valori reali, che sono il frutto del nostro saper fare anche saper cantare, saper dipingere, saper divertire gli altri. No? Quindi, se non avviene questo processo, che può avvenire soltanto da bocca a orecchio, senza strumenti mediatici, che non sia dal rapporto fisico, ecco il lavoro sul territorio che è la condizio sine qua non, ed è il motivo, la mancanza di questo lavoro sul territorio è il motivo anche dei molti equivoci che ci sono. No? L'equivoco che lui sottolineava rispetto alla distribuzione iniziale della gratuità, eccetera, è più che altro la mancanza del rapporto diretto basato su questi principi, cioè su che cosa è realmente lo check e su perché non deve avere valore lo check. Io inizio il laboratorio proprio con questo assunto: perché lo check deve non valere nulla? È l'assunto primario. Se noi non riusciamo a trasmettere questo, è chiaro che poi tutto il resto diventa difficile. Dicendo che c'è il germe del reddito di cittadinanza, si dice anche il resto. All'opposto, io non voglio distribuire check a go-go perché non lo svaluterei dal punto di vista economico, lo svaluterei dal punto di vista del suo significato, perché diventerebbe carta da monopolio, carta con cui ancora oggi i bambini dei miei commercianti ci giocano. Quindi io gli devo far assumere un valore che in realtà è il valore di simbolo. Lo check, il pezzo di carta, è un simbolo del valore che io riconosco all'altro e che l'altro riconosce a me. Perché quello che dobbiamo noi fortemente ricordare alle persone è che non, anche il discorso degli anticipi, no? Quindi hai finito, ti faccio un anticipo fino a 5 anticipi, sono tutti per adesso escamotage, funzionali a un dato, cioè a non fare una distribuzione periodica, perché l'obiettivo, lo sapete, è il fatto di distribuirli mensilmente, quindi costantemente, fino a che non si è verificato che il circuito effettivamente è maturo. Cioè può succedere che i primi due mesi un quartiere parte lo check, c'è anche, sai, l'eccitazione della novità, allora, e poi dopo due mesi vediamo che la cosa si, come un dolce fatto male, si sdoppia. Quindi il fatto degli anticipi è funzionale a questo, ma nel momento in cui verificassi che in uno dei quartieri del quarto municipio ormai la gente ha acquisito l'abitudine mentale di utilizzare questo strumento financo nell'associazionismo, per esempio uno dei temi che stiamo affrontando adesso è una categoria, se volete, nuova, cioè l'accettatore no profit. Io sto dialogando, anzi è un mio iscritto, con la parrocchia, con la misericordia, con adesso anzi hanno creato anche, siccome non bastava dividersi, hanno creato anche il pronto intervento, con i donatori di sangue, con la Proloco, che fanno a volte delle attività, tipo i famosi pranzi sociali, in cui potrebbero accettare, no? E allora va creato ex novo un rapporto che chiaramente è diverso da un accettatore commerciale. In questo caso sono accettatori ma senza fini di lucro. Quindi hanno uno scopo sociale, il fatto di accettare lo check è meramente uno scopo sociale. E adesso ci stiamo lavorando per arrivare a questa definizione. Quindi, nella misura in cui in quel quartiere, in quelle strade del quarto municipio di Asciano, dove vivo io, ci accorgessimo che ormai l'abitudine mentale all'utilizzo universale dello check, financo come sta avvenendo, che ti arrivano dei suggerimenti nuovi. Io spesso quando mi incontro con queste associazioni, con GAS, spesso ricevo idee nuove, non avevamo pensato, penso che si può anche applicare a questo circuito, a questo sistema, a questi principi. In quel momento là la distribuzione deve diventare mensile in quel territorio, perché altrimenti bloccheremmo sul nascere. Fino a quel momento là io devo fare l'opposto, devo farlo, perdonami il termine, quasi pesare lo scelto. Perché se non faccio in modo di far sì che le persone si approprino del motivo per cui questa cosa non va nulla, ve ne accorgerete, alla fine la gente lo terrà nel cassetto, cominciare anche i commercianti che alla fin fine, sai, se tu pensi alle abitudini mentali,
centinaia di commercianti i primi anni non accettavano i buoni pasto. Poi quando hanno visto che conveniva, perché i buoni pasto sono, non so se sapete, sono complicatissimi, perché a volte sono 4,63, quindi obbligano i commercianti dei conteggi, alla fine oggi li accettano tutti, anche chi non dovrebbe accettarli, perché portano clienti. Sono moneta. Portano clienti, no? E hanno un costo. E hanno un costo. Nonostante trattano come una moneta. Nonostante abbiano appunto costi funzionali. E c'è un costo funzionale. Piuttosto elevato. Quindi il problema non è tanto portare a poco a poco i commercianti a usarlo. I commercianti useranno perché non verranno. Il problema è che ne faranno un uso assolutamente passivo, che è la cosa peggiore, se non attiveranno in se stessi, se vogliamo anche l'orgoglio, di nuovo. Il problema del commerciante oggi è forse il più radicale, perché quando io dico bottegaio, io sono un commerciante indirettamente, la stragrande maggior parte dei commercianti oggi sono bottegari. Il commerciante non è colui che sta al banco a aspettare che arrivi il rappresentante, e tante volte poi lo stesso rappresentante che fa parte della catena da cui si crea la grande distribuzione. Perché la maggior parte degli alimentari della piccola distribuzione hanno le stesse fonti di approvvigionamento, che fanno parte della catena. Il commerciante, quelli che ho conosciuto io, sono quelli che se vanno a cercare i prodotti, sono quelli anche che aprono un rapporto con il grossista, addirittura il produttore, che quindi generano scelte, no? Selezioni, e quello oggi è una delle figure più mancanti. Quindi è chiaro che quando un commerciante ha cessato di essere attivo da questo punto di vista, se ne sta là semplicemente a aspettare l'offerta del rappresentante di turno, è chiaro che è anche passivo dal punto di vista di nuove iniziative che abbiano oltretutto valenza sociale. Io faccio parte dell'associazione commercianti del mio paese e la prima cosa che dissi quando mi presentai, oggi sono vicepresidente, dissi: noi cominceremo a vedere risultati nel momento in cui cesseremo di agire come commercianti e ricominceremo a agire come cittadini. Allora la gente ci comincerà a rivedere in modo diverso, altrimenti ci guarda come semplicemente la figura del commerciante è emblematica, no? È avido, egoista, non ne frega niente. Quindi anche qui c'è un problema legato ai rapporti diretti che noi dobbiamo generare e su cui fondare poi il lavoro, perché è attraverso questi rapporti che arrivi, puntando su i soliti rari, che ci sono ancora, in ogni ambito, in ogni professione, anche nelle più compromesse, anche nella finanza, no? Quello che citavi te, quel professore francese che aveva fatto parte anche del consiglio di amministrazione della Banca di Francia, se non sbaglio, che ha scritto l'ultimo libro, Un mondo senza Wall Street, non so se ti riferivi a quello. Non lo so, forse non è quello. Comunque è uscita, ne stanno pullulando, no? Cioè di gente che viene dalla finanza si comincia a creare non domande, mondi interi mi stanno pullulando. Quindi ci sono persone meravigliose in ogni ambito, sta a noi stanarle, ma noi le staniamo se gli proponiamo dei ragionamenti fondanti, cioè che cos'è il denaro. Quando si dice si deve partire dall'economia, fino a che alle persone non è chiaro perché non lo devi pagare il denaro. E quindi lo devi mettere in crisi, lo devi mettere in discrasia con se stesso rispetto al valore che fino a quel momento continuiamo a dare a sto pezzo di carta. Fino a che io non metto in crisi quantomeno questo assunto, lo spargere scelte o qualunque altra attività, vi accorgerete che ha respiro corto, cioè il circuito a un certo punto si allena. Non vorrei fare un dibattito però io mi sono fatto un'idea, nel senso che quello che viene è pensato dai commercianti, il cerino a mano che cavolo rimane, no? Io mi sono fatto un'idea, rimane a quello egoista, a quello stronzo. Hai dato la risposta a me. Prima no. Quello egoista, stronzo che ha provvito, si è già fatto, no? Quello rimane col cerino a mano. Perché non c'ha la capacità di spesa, perché lui deve andare a fare, non c'ha la capacità di spesa di questo. Apposta io dentro di me ho detto, perché c'è questa miopia, nel senso, questa distribuzione, perché io, ai caso popolare, c'è quella pensionata che c'ha 400 euro di pensione, se io do 100 euro, io ho fatto un danno,
Perché non sai che cazzo fa, come fa a spendere in un mese? Non li può spendere, perché via 400 euro, se gli fanno lo sconto del 10%, no, gli ce ne vanno come meno 900, due cazzi via, no, non è possibile, no. Allora, però c'è io che prendo 1500 euro, sono pensionato io, no, di pensione, io ho un altro potere di come si dice, di acquisto. Allora, perché io devo essere in qualche modo, no? Come si dice, messo nella stessa riga, no? Di una media, perché non è che noi diamo 100 euro perché fanno poco, è una specie di media, no? Allora, tu dici diamo 100 euro perché è una media tra quello che prende 1.500 e quello che prende 400, la media dovrebbe essere 700-800, insomma ci stiamo, e la capacità di spesa di 100 euro potrebbe essere calcolata in quello. Io invece dico che deve essere differenziata questa cosa, perché un conto, la capacità di spesa di uno c'ha, anche il negoziante poi, no? Il negoziante che incamera queste cose ci avrà una capacità di spesa differente dalla pensionata di 400 euro, no? Allora ci avrà il problema inverso, che magari in camera poi deve trovare la filiera per smaltire quella roba lì, no? Oppure deve avere una capacità di spesa per andare in giro e spendere i soldi, no? Perché questo poi alla fine. Allora, credo che va, la discussione secondo me va fatta. Però mi sembra troppo ideologica, anche se io la condivido, mi sembra troppo ideologica, troppo aspettare tempi che secondo me non ci possiamo permettere. Allora, da un lato ti posso perché dire. Questi corrono a 350 all'ora, sì. E noi andiamo 0001 e non gliela fanno, no? Come va? No, mentre noi abbiamo postato una cosa già ci hanno superato. Ma poi troviamo qualche altro. questo è vero, però il problema è che noi dobbiamo provare perlomeno andare a come si dice? È una cosa stabilita già dalla legge, non so, a 80 all'ora, non si fermano, perché noi si fermiamo a 80 all'ora, perché non c'è voglia di andare a 350, no? Però ecco, secondo me. Vedi, te ti sei risposto da solo, il problema siamo noi, cioè, non è la gente, non è la pensionata, il problema è della velocità, o meglio dei ritmi, perché più che velocità mi piace parlare dei ritmi, sì. No? È come il discorso della goccia d'acqua sulla roccia. È la costanza che crea poi però, la frattura. Ci mette 2000 anni. Quello sì, però se di gocce sono centinaia, aumentano di meno. Diventa una cascata, no? Allora, il problema ripeto siamo sempre noi. Cioè la nostra capacità di aumentare il ritmo operativo, di aumentare i rapporti con le persone, quello che dicevo usando come esempio il quarto principio di Roma è questo. Cioè ci può essere un'accelerazione formidabile al punto tale che non solo può diventare il progetto pilota, no? E quindi renderlo visibile a tutti gli altri quartieri di Roma fino ad allargarsi ad altre città, tant'è che lì il rischio reale è l'opposto, è correre troppo, cioè, o meglio, correre a ritmi che vogliono loro e non quelli che sappiamo. Siamo in grado soprattutto di gestire, no? Esatto. Più che noi sappiamo. Perché il problema è, ripeto, sempre fondante su di noi. Perché nella misura in cui tu perdi il controllo dello strumento, ricordati come un strumento, il famoso esempio del coltello, il coltello posso preparare un pranzo perfetto, ma ci posso aspettare anche la suocera. Strumento è, coltello è, lo shack non è che esce da questi parametri di concetto, è uno strumento. Quindi se sfugge al controllo delle persone che lo hanno assunto come principio fondante, rischia di diventare quello che affetta la sua. Quindi sta a noi accelerare i ritmi di ripercussione, no? Di onda, quindi anche avvicinarsi dal punto di vista della opportunità di comprensione delle persone. I dubbi che ti hanno espresso i commercianti, io te li potrei poi raccontare degli agricoltori, dei pensionati, cioè sono dubbi che hanno tutti. Sta alla nostra continuità e anche al fatto di fare un pochino più spesso questi incontri per andarsi a confrontare, no? Le cose che ognuno di noi contro cui sbatte il muso tutti i giorni, ma non sta appunto alla pensionata. Quando dicevamo circuito pieno maturo, è proprio quello che può risolvere il problema della pensionata, cioè la demonetizzazione di una fascia notevole di funzioni sociali, no? Ti faccio un esempio, una delle ipotesi che noi si sviluppava assieme
e che adesso io nel piccolo Asciano credo di riuscire a realizzare entro un anno, era una serie di opportunità sociali a partire da professioni, i famosi medici di strada, avvocato di strada, fiscale di strada, eccetera, eccetera, no? Che rendano soltanto, e fra l'altro Monti ci dà una mano, perché adesso se effettivamente togli da un lato gli studi di settore, come l'Agenzia di Entrata sta togliendo, dall'altro togli i parametri minimi delle professioni, ci dà una mano, cioè ci consentirà di poter far aderire la famosa pensione da 400 euro a questo circuito, che gli permetterà di andarsi a chiedere, di andarsi a fare una prima visita medica, una consulenza da un avvocato. Io attraverso un avvocato ho saputo le migliaia di truffe che ci fanno con le bollette, no? E mi ha spiegato anche in maniera molto semplice come... Io sto seguendo quella dell'acqua con il referendum. Come evitarle, no? No, ma io ti parlo proprio l'euro e mezzo in più che ti infilano la bolletta dell'Enel, il 90% delle persone dice ma che mi metta a litigare? Però un avvocato mi ha spiegato come si può fare, semplicemente fai il bollettino bianco, glielo riempi e ti dà le motivazioni, dice io non riconosco questo euro e mezzo. Loro stanno zitti, perché sanno di essere intorno, no? E queste ce ne sono decine che sono tutte con l'ama, sono tutte quella serie, l'ama, sono tutte quella serie di funzioni, e ce ne sono molte altre anche dal punto di vista ricreativo, no? O dal punto di vista culturale, artistico per un pensionato, che se noi riusciamo a generare in un territorio ben specifico questo circuito, smonetizzi molte funzioni. Quindi alla fine non è che dico che risolvono i 400 euro, no? Perché noi dobbiamo portarla a far sì che abbia un reddito dignitoso. 400 euro sono una spoliazione. Ti giuro che ci stanno. Ne conosco personalmente diversi. E infatti voglio dirti, per esempio, nel mio paese perché si sente meno? Perché essendo un paese di 5.000 abitanti, la rete familiare allargata riesce ancora a sostenere. In una città purtroppo la rete familiare non esiste più, quindi pesa molto di più queste problematiche. Dicevo, se noi riusciamo, ed ecco il nostro compito, ad essere costantemente attivi, ci accorgeremo che saranno le stesse associazioni che incontreremo a suggerirci, ma su questo potremmo usare il prosciutto al 100%, su questo all'80%. Questi servizi noi li possiamo rendere proprio per le persone meno fortunate, le possiamo rendere a un'altissima percentuale di scelta, perché questo in realtà è previsto, cioè sono previste distribuzioni sociali, con scopi sociali. Per esempio, quello che arriveremo a fare con la nostra parrocchia, lo dico perché abbiamo un parroco, meno male, molto in gamba, è innanzitutto io, a proposito della truffa della COP, però sono riuscito a ottenere che la COP gli dia gli avanzi. Voi sapete che lo spreco del fresco in particolare nei supermercati sta raggiungendo cifre inverosimili. Voi pensate che nel resto d'Europa ha raggiunto il 50%, il 50% di tutto il resto dei supermercati viene buttato. Da noi siamo intorno al 30%. In più sapete che se, scusate, un barattolo ha un minimo difetto, che non è funzionare alla bontà del prodotto, loro non lo possono mettere. Io ho fatto in modo che loro hanno un incaricato, una volta a settimana dice va bene a ritirare la roba, e alle famiglie che hanno più problemi, semplicemente non hanno denaro, viene distribuito sicuramente. Ma con la parrocchia stiamo pensando a dei progetti in cui si preveda mensilmente, al di là di quello che io come iscritto do, i 100 check, che abbiano anche delle dazioni dalla parrocchia, che sono di tipo sociale, cioè sono distribuzioni previste proprio in termini sociali. Questo avrà però significato per il pensionato, nella misura in cui quel territorio trova poi situazioni ricreative piuttosto che mediche, piuttosto che in cui possa utilizzarne in abbondanza, quindi in percentuali molto elevate. Ed ecco perché dipende sempre da noi, dipende dalla capacità nostra di creare circuito e di coinvolgere soprattutto le associazioni, l'associazionismo locale. Da cui, credetemi, vi verranno una marea di idee, perché saranno loro a suggerirvi modalità d'uso. Per esempio, il settore culturale artistico è talmente in crisi, talmente radicalmente in crisi, che già un anno fa con Marco si ipotizzava di creare una rete di città in cui organizzare festival, città in cui chiaramente ci sia lo check, per permettere semplicemente a questi ragazzi di lavorare, soprattutto d'estate, perché ormai la maggior parte dei comuni, dei circondari, non c'è soldi per farsi festival, che prima facevano spendendo e spandendo, tanto soldi di tutti.
oggi non li fanno più, li fanno con budget risicatissimi, allora tendono più a chiamare semmai un solo grosso nome, no? Per fare il figurone, piuttosto che chiamare 10 ragazze, ragazzi giovani che devono ancora farsi le ossa, creare quindi un circuito in cui, di città in cui vi sia una forte spendibilità di check per permettere a questi ragazzi di accettare anche un 50% di check, però lavorare, farsi conoscere, andare in giro, no? Questo sarà la nostra capacità di creare sul nostro territorio qualcosa che poi cerchi olimpici diventi interterritoriale, cioè riesca a toccarsi con tutta un'altra serie di territori e quindi permettere non solo scambi di filiera, che saranno il principio base. Le monoculture portano oggi al fatto che i flussi di mercato sono tutti controllati da quelle 5-6 multinazionali. Se io riesco a spezzare questi flussi perché creo una rete di territori che si scambiano le eccedenze reciproche, perché ogni territorio ha eccedenza di qualcosa, ma solo di una cosa, il resto non ce l'ha più. Noi abbiamo un'eccedenza clamorosa di cereali nel mio territorio, siamo un granaio. E c'è un unico compratore che si chiama Consorzio Agrario, è la massoneria locale, no? Ecco, se io riesco a creare una rete, infatti banalizzavo con gli agricoltori, nella Piana Grossetana avranno sempre eccedenze di ortaggi, nella Val di Chiana avranno eccedenze di frutta. Ecco dove io vado a dar via le eccedenze di cereali. Me ne sbatto del Consorzio Agrario e degli altri controllori di flussi. Se io riesco a far questo anche negli altri ambiti, nell'ambito culturale, artistico, politico in senso lato, allora comincio a rendere possibile, non più utopico, il fatto che, ma tutto questo passa dai livelli di sempre maggiore consapevolezza di un numero sempre maggiore di persone. Consapevolezza, questa consapevolezza passa attraverso, o meglio inizia nel momento in cui la persona capisce perché lo scelgo, non deve fare nulla, fino a porsi il problema perché non devo farlo, perché oggi ci hanno reso normale. Quella che io considero e dichiaro la più grande campagna di marketing della storia in assoluto è l'aver convinto tutti che noi paghiamo come Stato un tasso di sconto per il nostro bene. No? Ci hanno convinto che noi paghiamo un tasso di sconto per evitare l'inflazione e quindi che venga eroso il nostro potere d'acquisto. Se lo chiedi a qualunque persona, anche uno studentello di economia, dice devi pagare un tasso di sconto perché sennò c'è l'inflazione. Basterebbe un dato storico, e cioè se tu prendi un quinquennio, che è la vera misura dell'inflazione, il resto sono stronzate quando senti dire sto mese è cresciuto, è un quinquennio che tu valuti realmente l'incidenza dell'inflazione sul potere delle famiglie, tu non troverai in tutto il mondo occidentale due quinquenni consecutivi in cui il potere d'acquisto delle famiglie si è rimasto invariato. Non lo troverai mai. Se noi riusciamo a smontare queste narrative, vere e proprie narrative, e queste non le smonti in mega conferenze, in mega incontri, le smonti letteralmente operando giorno come la goccia d'acqua sulla roccia. Più gocce siamo. Insomma, non possiamo aprire banche. Sì, ma in un futuro. Banche, dovremmo domani riaprire banche. Io ho visto quella cosa a Svizzera, questi ci hanno, gli creano una filiera e il 50-60% del prestito che questi chiedono alle banche glielo danno questi e non gli chiedono nessun interesse. Perché sono scambi? Aprimo le banche, fanno anche questo dipende dallo stato di consapevolezza. Mi spiego: il potere contrattuale, che è molto, la democrazia di rappresentanza, che chi mi conosce sa io non considero democrazia, si basa però sul principio del consenso. Un politico locale senza certo. Il consenso, bene, nella misura in cui noi possiamo a creare queste reti locali, sarà possibile anche arrivare a mettere in crisi il principio su cui si fonda il sistema bancario, che oggi anche la banca etica deve rispondere regolarmente alla banca d'Italia. Cioè, e non può fare niente. Etica, ma... Etica, no, no, è quella che non è...
quella che è meno etica di tutte le altre, perché inganna con la, dietro la parola etica. Diciamo che appunto è costretta a rispondere ai regolamenti, e vedete anche le marghe che creano molte difficoltà proprio legislative, rispetto a estetica. Se noi cominciamo a creare, ricominciamo a rendere possibile, posso dirvi che c'è un tipo di banca esistente da cui potremmo ripartire senza creare di nuovo, che sono i crediti cooperativi. Perché i crediti cooperativi nel loro statuto hanno il fatto che possono usare una parte infinitesimale in, definiamo, la speculazione, e che sono costretti a reinvestire sul territorio, e che sono collegati in rete in modo che se un progetto è troppo vasto interviene l'elemento che è. Io ho lavorato 40 anni nelle cooperative, ne ho fatte farmi due. Faccio capire qual è il problema delle cooperative. Nel senso, le cooperative vanno bene solo quelle delle cose, perché incassano e pagano 90 giorni. 90. 120. Cioè, invece la produzione del lavoro, devi prima prendere l'appalto, fare 3-4 mesi di lavoro, anticipare il tutto. E poi forse a 120 giorni viene pagato, perciò i primi 7 mesi non pina lira. E se non c'è il capitale da portare in banca, di solito gli porti il contratto, ma la banca ti dice: quanto c'hai tu dentro? Noi c'avevamo 300 milioni e facevamo 16 miliardi, no? La banca a un certo punto ci ha preso parecchio e ci ha detto: raga, o vi ipotecate un'altra 4 case, perché noi 12 famiglie che hanno ipotecato 12 case, no? Ci hanno dato 300 milioni, sarebbe data a fuoco alla banca, no? Perché no, è un latrocinio. Invece, però il problema qual è? Che le cooperative hanno uno statuto, quelle serie, hanno uno statuto che dicono: se possono dividere soltanto il 2% del guadagno dopo aver investito il 98%, il 2% lo dividi. Di solito c'è una pizza, con quello che rimaneva, una pizza e basta. Dobbiamo reinvestire tutto. Reinvestire significa ingrandirte, significa no, ingrandire, e ingrandirsi significa un'altra esposizione finanziaria. L'esposizione finanziaria arriva a un certo punto che le banche ti dicono: o rimpizzi il capitale sociale, o se no ti faccio chiudere. Chiudere il rubinetto. Noi dopo 15 anni, io già lo sapevo, ma mi sono battuto 3 anni, perché le cooperative sono una creatura, diciamo così, dell'Ottocento, però poi messe, come si dice, in pompa magna negli anni 50-60, no, proprio in pompa magna, regioni che ci hanno fatto la loro fortuna, le cooperative, e oggi però ci stanno quelli che ci stanno a piccare, perché il sistema è stato più capace di, come si dice, il capitale. Allora, una società cooperativa, in un sistema capitalistico, o c'è il capitale, o se no muori. Allora, diciamo, quelli che non c'hanno il capitale muoiono. Diciamo che questo può servire come spunto per pomeriggio. È importante una distinzione che in particolare la sinistra italiana non ha mai fatto. E non perché io ho detto da modificare quella norma, non hanno mai modificato. No, e non perché io difendo il primo, ma se non si capisce la distinzione netta tra capitalismo imprenditoriale e capitalismo finanziario, non si capisce molto di quello che sta avvenendo. 30 anni dovevano cambiare una norma che diceva: non investite tutto, lo mettete come capitale sociale. Non si dividevamo un cavolo lo stesso, però rimaneva come capitale sociale, e c'era il capitale, perché il capitalismo vuole il capitale, se no sei niente, sei nessuno, sei ostaggio delle banche. Quando le banche decidevano che noi guadagnavamo il 16%, non era buono, piano li chiudevano il rubinetto. Noi quei soldi parlavamo sempre, quei soldi noi non parliamo sempre avendoci il denaro. Nel senso, l'ultima, e aiuto qua, un'azienda emiliana cooperativa, 220 miliardi di fatturato, 220 miliardi di fatturato, 70 miliardi di debito con le banche, 150 miliardi da incassare, ti parlo di miliardi perché è fallita 15 anni, 20 anni fa, 18 anni fa, no, l'hanno fatta fallire, perché le banche hanno visto nei bilanci che forse il reddito loro veniva quasi quasi intaccato, l'hanno fatto fallire. Allora, che oggi quella era una ditta da far fallire, no, doveva incassare 150 miliardi, ce n'aveva 70 miliardi di debito, in una cosa normale quella doveva vivere, no, scusa, invece no. Nella situazione attuale questo processo l'hanno passato alle aziende invece di capitale.
l'Osservatorio di Mestre a gennaio ha pubblicato i dati che confermano che il 50% delle aziende fallite nel 2011 sono fallite perché non riescono a incassare, capito? Non lavorano. Questo è la, se vuoi, è la, la nemesi del capitalismo. Il fallimento del capitalismo, fallimento del capitalismo è questo, però poi noi non viviamo, no, una crisi economica, più che crisi economica viviamo una crisi finanziaria, perché i beni, i servizi, volendo, ci sarebbero pure, anzi ci sono pieni i negozi, volendo i prodotti, chi vuole lavorare, chi vuole bere, manca proprio il mezzo di scambio, mancano le nostre tasche i soldi per scambiarci. L'ultimo anello della catena, dalla produzione va lì, l'ultimo anello, ci insegnano tutto, tutte le produzioni, il denaro, il fattore del ciclo economico, hanno il monopolio, quello è l'unico. I beni li trovi, i servizi li trovi, però il denaro è il monopolio della banca, ma che l'ultimo anello manca. Sì, ma noi abbiamo un costo, il costo zero. Questo è il problema. Ma dicono che facciamo, ci tocca farlo, non perché vogliamo, dobbiamo essere valorati. Bravo. In particolare, io uso, quando dialogo di cooperatività, una metafora che in qualche modo va spiegata, perché nell'immediato non viene preso molto bene. Cioè paragono l'attività che deve fare Arcipelago Chef all'attività di quel figlio. In cui cioè il principio primo che nel momento in cui decidiamo noi ci dobbiamo tener conto, di cui dobbiamo tener conto, è un principio di asimmetria totale, no? Quindi noi abbiamo di fronte a noi un sistema che prima ancora di essere un sistema di potere ormai è un sistema di immaginazione, ormai ci ha rubato l'anima, quindi la maggior parte delle persone non percepiscono il potere, perché ormai si sentono parte di un immaginario complessivo che al limite criticano, ma all'interno dello stesso. Quindi asimmetria ci deve far pensare che, per esempio, un esercito regolare ha quattro opzioni, un guerrigliero ne ha tre. Primo limite. L'esercito regolare ha attacco, contrattacco, difesa, ritirata. Il guerrigliero la difesa non ce l'ha, perché per difendersi bisogna star fermo, fermi se no. È un guerrigliero che non è dotato di contraerea o aerei, l'immobilità per un guerrigliero è morta. Quindi manca dell'elemento della difesa. Questo può diventare un punto di forza, perché se in condizioni normali è giusto dire che la miglior difesa è l'attacco, in una situazione come quella attuale noi dobbiamo arrivare a dire l'unica difesa possibile è l'attacco. Se per attacco si intende azione. Quindi, altro punto fermo, agire e non reagire. Chi crea l'azione governa anche la reazione. Senza entrare in tematiche politiche rischiose, però vi faccio capire una cosa. I maestri dell'azione che creano una reazione che gli si ribalta contro chi fa la reazione sono gli israeliani. Gli israeliani sono maestri da questo punto di vista, da sempre. Cioè vanno a generare un'azione che genera nella loro controparte una reazione, l'opinione pubblica ciò che conosce è la reazione come aspetto negativo. Loro sono maestri dal punto di vista proprio della comunicazione. Quindi la reazione è sempre un errore. Pensate un po' anche alle arti marziali, no? Che poi c'erano anche in Occidente, ma noi ce ne siamo dimenticati. Nelle arti marziali appunto si ricorda sempre che non è la forza che devi usare, ma piuttosto quella dell'avversario. Quindi non resistere. Questo all'atto pratico diviene una scuola, perché se io so di essere in una situazione asimmetrica devo prendere atto che non posso scendere sul piano dei miei avversari, non posso utilizzare le loro, perché è come seguire in campo aperto, no? È sufficiente un cacciabombardiere per annullare, in questo caso, l'avversario. Quindi al contrario, sono io che devo portare il mio avversario sul mio terreno, devo costringerlo a venire a combattere. E torniamo a che io nel laboratorio di formazione introduco nell'ultima parte, quando indico un circuito check
nel raggio di spesa di una famiglia. Il raggio di spesa di una famiglia non è solo da concepire come ambito geografico, l'ambito geografico ideale, no? Cioè dove fa la maggior parte delle spese, quindi qual è il circuito geografico, ma è anche un circuito di ambiti, cioè nel corso dell'anno una famiglia che spese è, no? E qui capiamo anche che il commerciante risolve una minima parte delle problematiche delle spese di una famiglia. Oggi sappiamo che per esempio affitti o mutui in realtà sono la cosa che pesano di più sul bilancio di una famiglia. Se nell'affitto e nei mutui ci mettete poi anche le utenze e via dicendo. Quindi il raggio di spesa della famiglia si intende cominciare a capire quelli che sono gli ambiti delle professioni, degli artigianati, artigianato intendo dire il meccanico piuttosto che l'idraulico, piuttosto che il carrozziere, e via dicendo. Questo si riaggancia al principio della guerriglia perché sviluppa quel tipo di rapporti di cui parlavo stamattina, da bocca a orecchio. Quindi l'ambito ristretto dal punto di vista geografico e la comprensione di tutti gli ambiti dal punto di vista delle necessità familiari implica il fatto che io possa agire senza mediazione o utilizzare il rapporto che mi stavo. Mediazione senza rapporto. Quando noi iniziamo dell'azione del quando iniziarono a recarsi nella Arcos, anche se non sono di noi abituati, andare invece a vivere in luoghi leggeri significa adattare a questi che poi molto meglio di me può raccontare Ame, perché Ame può andare a toccarvi con mano, andare a conoscere direttamente, per esempio, alcuni comandanti zapatisti. E cioè la prima fase del loro incontro con le comunità indigene fu l'ascolto. Un periodo lungo anche questo, che a dire non avere minimamente la presunzione di andare in un luogo avendo la ricetta pronta e semmai con tanto di schede Ikea per il montaggio, avere un'attitudine all'ascolto e quindi a cominciare a rapportarsi con le priorità percepite, che significa ciò che gli altri percepiscono come priorità. Un esempio banale anche nel come muoversi. Non è che siccome noi abbiamo in mano un progetto come noi NET, adesso dobbiamo andare in tutti i territori a parlare di noi NET. Perché? Nel mio territorio, che ha il 75% del PIL in agricoltura, di cui il 90% lo fanno i cereali, se io andavo a parlargli di NET, giustamente dovevano accarci in culo. Perché non vi è la percezione di quello come elemento socializzante in una situazione come la mia, no? Può essere invece in cittadine medio grandi come ad esempio Cerveteri, o piuttosto in un quartiere, o meglio, io le definisco addirittura parrocchie, non per questioni religiose, ma perché se andate a osservare la distribuzione delle parrocchie nelle città, i preti ci sapevano fare. Cioè il bacino d'utenza è molto più realistico di quelle che hanno i quartieri sono troppo vasti, no? Le parrocchie invece sanno sempre che c'è una parrocchia ogni tot famiglia, no? Allora in quegli ambiti invece sì, può diventare un punto attraverso cui posso far rapportarmi con un livello di percezione di urgenza che può avere una famiglia, una cittadina, che può essere un nette o forme varie di azionariato popolare, su energie, eccetera. Quindi che significa questo? Rapportarsi con la percezione delle priorità, perché se io non mi rapporto con questo, il rapporto che si andrà a instaurare sarà quello che definisco da venditore. Perché verremo percepiti, anche se siamo un'associazione senza vincolo, volontari, però nell'altro la percezione è quella che me lo vende qualcosa, me lo vende un sogno, però non lo vende. Allora, il primo periodo dell'esperienza zapatista fu il più duro, ovviamente, perché contemporaneamente c'era l'adattamento a un tipo di vita molto spartano, rigoroso, eccetera. Fu quello dell'ascolto, che significa anche il periodo dell'accettazione. L'altro non ci accetta, ma ti accetta perché tu sei messo sullo stesso piano, non perché sei andato, hai fatto un convegno, ti metti da un tavolo
e ti presenti come il salvatore delle anime o delle economie locali. Quindi questa è la condizione cinese. E qui non è un problema di tempi, se tu non hai un problema sempre di ricchi. È il problema che dobbiamo porci noi, cioè quanto noi viviamo in territorio, quanto noi viviamo nell'ambito in cui siamo chiamati a operare. Quanto siamo conosciuti e riconosciuti. La conoscenza è una cosa, l'essere riconosciuti un interlocutore valido, parliamo, possiamo usare anche il termine accredito, ma quanto sono accreditati? E questo è l'altro elemento essenziale. La mia esperienza può essere utile per un motivo. Mia moglie mi chiamava il mio grizzly, perché diceva un orso è fin troppo sociale rispetto a prima. Quindi questo mi dice che io ho un'attitudine, cioè il mio carattere, non a caso, chi è venuto a casa mia lo sa, io vivo in un posto non bello come questo, ma molto isolato. E per di più, avendo il privilegio di lavorare anche da casa attraverso il computer, a me, sono circa 9 anni che vivo a Sciano, è 1 anno e mezzo che mi conosco. Prima sapevano che Laura c'aveva un compagno, più brutto e più vecchio di quello di prima, però mi vedevano apparire ogni tanto. Quindi io ho dovuto cominciare proprio da questo, ho dovuto cominciare a farmi semplicemente vedere.